suocero, professor Scaravotto, sul rinvio dell'informatica come strumento e occasione. Grazie mille, grazie a tutti per la pazienza. Una domanda, quanti conoscono le Olimpiadi di informatica? Vedo che il mio intervento è quasi inutile, quindi sarò rapidissimo a arrivare alle conclusioni e a dire qualcosa magari su quelle. Sono stato chiamato in questa sede da AICA in quanto presidente del Comitato Olimpico, che quindi molti di voi già conoscono. Che cosa sono le OII? Sono una competizione, come sapete, per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria superiore, escludiamo quelli di quinta per un motivo anagrafico, non potrebbero partecipare alle competizioni internazionali. Sono state lanciate nel 2000, quindi hanno 15 anni di vita alle spalle con MIUR e AICA come motori di finanziamento, di risorse, eccetera. Due obiettivi principali: diffondere il computational thinking, l'informatica soprattutto nella sua veste algoritmica e di coding nelle scuole, quindi senz'altro promuovere questo tipo di competenza sulla quale hanno già abbondantemente parlato i relatori che mi hanno preceduto, ma anche andare a beccare quelle eccellenze che ci consentono di partecipare, come dicevo Chini, con un successo relativamente, come dire, gratificante alle competizioni internazionali, alle International Olympiads in Informatics, che richiedono ogni anno di identificare quattro ragazzi che costituiscono la squadra. È un termine improprio, la squadra, perché sono gare individuali, però diciamo i quattro che andranno alle competizioni internazionali. Si articolano, come ben sanno tutti quelli che hanno alzato le mani, in tre fasi: la selezione scolastica novembre, la selezione territoriale primavera dell'anno successivo, la finale italiana autunno dell'anno in cui si sono tenute le territoriali. E alla fine preparazione dei probabili olimpici per andare all'estate di due anni dopo, ecco il motivo per cui le quinte sono escluse, alle International Olympiads. Numeri, magari li conoscete anche questi: da due anni siamo arrivati a coinvolgere più di 12.000 atleti con più di 400 scuole sul territorio nazionale, ma c'è spazio per crescere abbondantemente, siamo ben sotto il 10% delle scuole che potrebbero partecipare. La selezione territoriale fa una prima decimazione, arriviamo a un migliaio di atleti scelti con un criterio, il primo di ogni scuola e fino a 10 per ogni scuola partecipante se brillante, e poi si arriva alla finale nazionale che ha un poco meno di un centinaio di atleti, quindi se volete ancora una decimazione rispetto alla selezione precedente. Da quegli 80 ne salteranno fuori poco più di una decina, i cosiddetti probabili olimpici, ai quali verrà fatta una formazione specifica dagli allenatori del comitato olimpico, cioè dalle persone che poi li accompagneranno alla competizione internazionale. Molto rapidamente là si troveranno con 400 partecipanti da quasi 100 paesi del mondo, quindi un'esperienza davvero unica per i fortunati, abilissimi, eccellenti che arrivano lì in fondo. Non sto a dilungarmi sui tipi di prove e sugli argomenti, vi accenno soltanto questo aspetto, visto che prima si parlava di istituti tecnici, licei, eccetera, di algoritmica non necessariamente legata al coding. La prima selezione, che è quella scolastica, viene da tempo fatta cercando di andare a identificare competenze anche di chi non è ancora arrivato per motivi curricolari a conoscere il coding, curricolario perché è giovane o perché non è nella scuola, tra virgolette, giusta. Quindi la selezione scolastica vuole privilegiare le conoscenze logiche, le conoscenze di algoritmica intesa come capacità di risolvere un problema scomponendolo in passi che abbiano una sequenzialità. C'è un po' di coding, perché quattro mesi dopo alla selezione territoriale bisognerà scrivere un programma in C o in Pascal e farlo girare, quindi non è possibile prescindere da un coding, ma lo si può imparare strada facendo per chi dovesse risultare brillante nelle selezioni scolastiche. E tanto per fare un discorso che non vuole essere classista ma è storia, le nostre medaglie migliori arrivano proprio da ragazzi che non vengono da scuole nelle quali hanno imparato il coding, per ovvi motivi, perché a un certo punto per essere eccellenti servono doti che si sviluppano non certo soltanto nel corso di informatica o di programmazione. Quindi la storia dice che una cultura ampia e una provenienza anche da istituti di un certo tipo fa sì che anche una persona che il coding lo conosce poco, a patto di aver voglia di impararlo, può diventare il medagliato alle Olimpiadi.
Sugli altri, tant'è che, ecco, soltanto per concludere sulla selezione scolastica, vedete che non viene neanche fatta a computer, anche se quest'anno abbiamo introdotto la possibilità di farla online, ma non serve il computer, serve la carta, la testa e la capacità di esprimere un algoritmo e risolvere un problema, con nozioni base di matematica, di logica e un minimo di conoscenza di programmazione che, ripeto, non è strettamente necessaria per passare il primo livello. Sulle altre si deve imparare a programmare, quindi si comincia a lavorare per forza calcolatore, nelle prime territoriali, nelle scuole che si candidano e qui cominciamo ad avere algoritmi di una certa complessità, nelle finali nazionali e nelle IOI ovviamente i problemi diventano più complessi, si lavora in un'unica sede che è quella delle finali e servono conoscenze di programmazione decisamente avanzate che peraltro in parte vengono fornite con supporti online dal Comitato Olimpico, in parte poi verranno approfondite per i probabili olimpici per andare alle competizioni internazionali. Chiudo con questa slide, sono senz'altro un'opportunità, d'accordo? C'è lo stimolo della competizione, come dicevo possono emergere anche pochi esperti di programmazione, man mano che si procede ovviamente emergono sempre di più le eccellenze e i fortunati, i probabili olimpici soprattutto avranno una formazione specifica e soprattutto gli olimpici, cioè i quattro migliori, avranno senz'altro un'esperienza notevolissima. Mi riallaccio a qualche considerazione precedente per chiudere, questa è l'ultima slide, quindi ho già finito. La dottoressa Turini parlava di un intervento per attirare le ragazze. Prima considerazione, alle Olimpiadi di informatica di ragazze non ce n'è quasi. Sono due anni che per pura fortuna riusciamo ad avere un paio di finaliste nazionali che vengono considerate dei panda da conservare fin quando non scapperanno via, perché di giovani non ce n'è, quindi sono sempre le stesse due che negli ultimi due anni arrivano in finale. Se andiamo a vedere le internazionali la situazione è identica, quindi non è un problema né di cultura né di occidente, oriente, est Europa, America, le ragazze non vengono a programmare. Io ho anche una mia teoria qui, è vero che può spaventare una materia scientifica, c'è anche una cosa di immagine che in qualche modo dobbiamo riuscire a sfatare, l'informatico, soprattutto programmatore algoritmico, quello che troviamo qui, è il classico nerd, quello che non avrà mai una ragazza, che vive in simbiosi col computer, che ha la faccia sempre scura e che parla con i suoi simili in un linguaggio informatico senz'altro, è poco umano, umanoide, molto fitto su questi argomenti. Bisogna sfatare questa cosa. Le ragazze vanno molto meglio dei ragazzi all'università anche al liceo, ma lo dicono tutti i dati che ogni tanto elaboro, ma hanno paura, secondo me, di questa fine che gli informatici tendono a far diventare. Quindi per favore, quando avete un nerd in classe, dite, non isolatelo, ditegli di andare a donne, che così forse miglioriamo la partecipazione.